Omnibus. Attualità, religione e cultura. Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto a tutte voi, a tutti voi da Denise Arcieri. Oggi abbiamo il piacere di avere in linea Don Massimo Angelelli, direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI. Con lui parleremo del messaggio di Papa Francesco per la 32esima giornata mondiale del malato sul tema «Non è bene che l'uomo sia solo, curare il malato curando le relazioni». Don Massimo Angelelli, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito e bentrovato. Un saluto a te, Denise, e a tutti gli ascoltatori. Don Massimo, prima di, diciamo, un po' chiacchierare sul messaggio di Papa Francesco, volevo un suo personale pensiero riguardo al rapporto che abbiamo col valore della vita oggi, in un'epoca contrassegnata dall'eccessivo individualismo, dal mito dell'efficienza e dalla cultura dello scarto. Come ci ricorda Papa Francesco, che valore diamo alla vita e soprattutto come stiamo rischiando di ridurlo questo valore? Io credo ci sia un cambiamento culturale in atto piuttosto importante. Noi stiamo considerando la vita un valore disponibile. Cioè significa, in altri termini, che è qualcosa che io posso gestire. Pensiamo per esempio all'inizio della vita, quando scegliamo chi far nascere e chi no, oppure al termine della vita, quando vogliamo decidere, vogliamo scegliere quando è il momento per mettere fine alla nostra esistenza. Ecco, questo cambiamento di paradigma, di scenario, dà l'idea che io sia in qualche modo proprietario della mia vita e possa gestirla, quindi lo rende qualcosa di disponibile. È difficile essere d'accordo con questo atteggiamento per chi invece considera la vita un dono che ha ricevuto senza volerlo, anche senza merito. Ognuno di noi è stato chiamato alla vita senza che lo sapesse, ma per un gesto d'amore di qualcuno, uomo o una donna, che hanno deciso di dare continuità all'umanità intera. E al tempo stesso chi ha una visione di fede riconosce nel dono della vita qualcosa che viene pienamente da Dio, viene principalmente da Dio. Oltre alla dinamica biologica c'è quella spirituale, e quindi questo lo rende indisponibile. Per un credente il concetto stesso di essere stato creato a immagine e somiglianza di Dio porta fuori della tua gestibilità la vita. Ecco, io ho l'impressione invece che noi stiamo poco rispettando la vita e stiamo passando da un sentimento di profondo rispetto per la vita di ogni uomo e donna a, come dicevi tu, un criterio più efficientista, più individualista, nel quale ognuno può disporre della propria vita e in alcuni casi anche quella degli altri. Devo dire che non è un bello scenario. Non è bene che l'uomo sia solo, curare il malato, curando le relazioni, è il tema scelto da Papa Francesco per la 32esima giornata del malato. Papa Francesco, partendo proprio da un passo della Genesi, ci ricorda come Dio abbia creato l'uomo per stare in comunione e che la nostra vita è chiamata a realizzare se stessa nel dinamismo delle relazioni, dell'amicizia e dell'amore vicendevole. Papa Francesco dunque ci invita a partire sempre dalla relazione autentica con l'altro, una relazione fatta di vicinanza, compassione e tenerezza. Cosa dovrebbe significare realmente accogliere questo invito e concretizzarlo realmente nella relazione di cura, facendo in modo di concentrarsi proprio nella relazione che c'è tra chi cura e chi viene curato, e far sentire chi viene curato realmente curato, concentrandoci anche su questa parola, sentire. Il tema di fondo è che noi abbiamo due comandamenti importanti, forti, che riassumono tutti gli altri. Uno stabilisce la relazione con Dio, ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, e un altro riguarda le relazioni con i fratelli, ama il prossimo tuo. La domanda è: ma come si concretizza questo amore verso il prossimo? Cioè, se un cristiano, un credente vuole vivere in prima persona, mettere in pratica questi comandamenti, come si fa? Ecco, Papa Francesco nel messaggio ci offre una lettura estremamente concreta, estremamente facile da cogliere e da mettere in pratica. Occupati delle persone che vivono una dimensione di sofferenza, occupati delle relazioni con queste persone, perché prendersi cura dei sofferenti è il modo più semplice, più vero e profondo di incarnare il comandamento dell'amore. E Papa Francesco ci ricorda nel messaggio un'altra grande verità, cioè il fatto che la malattia incide anche sulle relazioni.
c'è un vissuto biologico della malattia, che può essere la patologia, il mio dolore, la malattia che mi affligge in questo momento, e uno psicologico e spirituale che riguardano le relazioni con me stesso, con gli altri e con Dio. In questo vissuto Papa Francesco ci dice: guarda che lo scenario peggiore per vivere la malattia è viverla da solo. E cito direttamente dal messaggio che la cosa più dura da affrontare è l'esperienza dell'abbandono e della solitudine che ci spaventa, dice Papa Francesco, e ci risulta dolorosa e perfino umana. Ecco, affrontare le difficoltà da soli è lo scenario peggiore. E allora la comunità cristiana è chiamata a combattere quell'cultura dell'individualismo a cui facevamo riferimento poco fa con un'azione concreta. E Papa Francesco ci dà proprio le coordinate per fare questo. E cioè ci dice che anzitutto il primo approccio è quello della vicinanza. Cioè dobbiamo farci vicini ai malati e ai sofferenti. E cioè concretamente andarli a trovare, rompere il loro isolamento, rompere la loro solitudine e in qualche modo renderci vicini, con due atteggiamenti che sembrano quasi un po' romantici, ma che in realtà sono un balsamo, sono una terapia vera e propria: la compassione e la tenerezza. Ognuno di noi ha bisogno di avere qualcuno a fianco che cammini insieme a noi nel tempo della malattia e della sofferenza e in qualche modo ci sostenga, ci accompagni con gesti di cura, pieni di compassione e di tenerezza. Questo è l'invito di Papa Francesco a prenderci cura delle relazioni, perché è iscritto nel cuore dell'uomo che non può affrontare da solo le difficoltà. Da soli non si vive bene. In alcuni momenti della vita si sta bene da soli, quando ci si riposa, quando uno si ritira un pochettino in alcuni momenti, ma una vita isolata è veramente difficile da vivere. E questi, in qualche modo Papa Francesco nel messaggio ci dice, devono rientrare nel cuore della Chiesa, cioè gli ammalati, i fragili, i poveri devono essere nel cuore dell'attività della Chiesa, del vissuto della Chiesa, e cito sempre dal messaggio, devono essere anche al centro delle nostre attenzioni umane e premure pastorali. Noi come Ufficio Nazionale di Pastorale della Salute abbiamo acquisito un modello che definiamo di comunità sanante, e noi immaginiamo una comunità credente di persone che incarnano questo comandamento, che oltre a vivere la loro dimensione di relazione con Dio la vivano anche concretamente nel servizio dei fratelli malati e sofferenti. Così si darebbe una grande testimonianza. Una relazione di cura dunque autentica, che riparta dalla relazione anche tra curante e curato, che sia autentica questa relazione e che metta al centro l'empatia. Come andrebbe rivisto questo rapporto tra persona curata e curante? Cosa stiamo dimenticando, sottovalutando? Per ciò che riguarda il rapporto tra i curanti e le persone curate, noi abbiamo da superare una barriera, e cioè una barriera storica e culturale, perché per anni ai nostri medici, ai nostri curanti, è stato insegnato che non dovevano avere un rapporto empatico con il paziente. Anzi, in qualche modo questo avrebbe quasi pregiudicato la qualità della cura. In realtà ci siamo privati di un elemento fondamentale della cura, che è proprio la dimensione empatica. I medici, infermieri, curanti devono avere la possibilità di creare uno spazio empatico nei confronti del paziente e stabilire una relazione di cura. C'è una grande differenza tra una terapia e una relazione di cura. La terapia è quella che affronta la malattia e risolve il problema del dolore vissuto nel senso biologico del termine, cioè mi cura il corpo. E però la relazione di cura è molto altro, è ascolto, è accompagnamento, è compassione, è empatia. Tante volte in Italia in questo momento, ma credo in tanti altri contesti del mondo, magari riusciamo ad essere curati, ma non ci sentiamo curati, che sembra
un po' una forzatura, ma è così. Un medico che trova il tempo di poter ascoltare la persona, poterle spiegare che cosa sta vivendo, qual è l'evoluzione della sua malattia, non ha lo stesso effetto che può avere un medico che prescrive un farmaco e saluta. Sono due approcci completamente diversi. Noi dobbiamo recuperare quello più vero, quello più umano, che sono le relazioni di cura, che creano anche efficacia nella terapia, ma non solo per il bene del paziente, ma anche per il bene dei curanti, perché hanno bisogno di ricevere questo ritorno empatico da parte dei curati. Penso che sia proprio un vero e proprio cammino di incontro con l'altro, come diceva lei, fatto di vicinanza, di ascolto e di dialogo e di empatia soprattutto. Don Massimo, lo scorso 25 gennaio è stato presentato il Manifesto per la Sanità del Futuro, Dignitas Cure, che ha come proprio obiettivo un cambio di paradigma che mette in primo piano, ad esempio, la persona, si riflette anche su come accedere alle cure, cioè come ridurre anche le liste di attesa. Ce ne vuole un po' parlare nello specifico di questo modello? Sì, il manifesto della Fondazione Dignitas Cure per un nuovo modello di sanità parte dai principi che stavamo enunciando ora, cioè praticamente rileggere tutto il sistema mettendo al centro la persona. Sembra paradossale dover fare questo discorso, ma purtroppo abbiamo perso di vista l'obiettivo principale. Tutto il sistema politico sanitario, tutto il servizio sanitario nazionale si è molto concentrato sul finanziamento, sull'organizzazione, ma tutto questo sembra aver perso di vista la persona, che invece è e resta centrale nel percorso di cura. Credo sia esperienza comune in tanti territori italiani: quando uno ha un problema di salute deve andare da un medico, poi da un altro, poi lo mandano dallo specialista, poi deve tornare indietro. Ecco, sembra quasi un percorso ad ostacoli nel quale i più forti ce la fanno e quelli magari più deboli, più fragili, faticano moltissimo a raggiungere l'obiettivo. Noi immaginiamo una sanità al contrario, che vada verso la persona e si metta in ascolto dei bisogni. Per fare questo bisogna cambiare prima il modello di cura, cioè quello che pensiamo sia il modo migliore, e poi rivedere anche l'organizzazione. Ma non è un tema gestionale organizzativo, è un tema culturale, cioè dobbiamo ripensare i modelli di cura in maniera tale che siano più vicini alle persone. Don Massimo Angelelli, io la ringrazio di essere stato con noi e ci auguriamo veramente che si possa tornare a guardare all'esempio del buon samaritano realmente nelle nostre vite di tutti i giorni, per essere realmente artigiani di vicinanza e relazioni fraterne. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie a voi e buon cammino. Buon cammino. Dopo aver salutato Don Massimo Angelelli, ricordiamo ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici gli appuntamenti organizzati dall'Ufficio per la Pastorale della Salute della Diocesi di Ragusa in preparazione della 32esima Giornata Mondiale del Malato. Venerdì 9 febbraio, a partire dalle ore 18 presso la Chiesa Sant'Antonino a Ragusa Ibla, si terrà l'evento Illustrazione teorica e pratica delle manovre salvavita di sostruzione delle vie aeree RCP, insieme al dottor Giuseppe Occhipinti, coordinatore dell'unità operativa complessa di rianimazione dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sabato 10 febbraio, invece, a partire dalle 11:30 presso l'ospedale Giovanni Paolo II, i volontari AVO, insieme al direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Salute, don Giorgio Occhipinti, porteranno un dono simbolo della giornata del malato alle persone ricoverate nei reparti. In occasione invece proprio della giornata del malato, l'11 febbraio, si svolgerà presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, a partire dalle ore 9:30, innanzitutto l'accoglienza a cura dei volontari dell'AVO di Ragusa, poi alle ore 10 la celebrazione del Santo Rosario animato dall'Unitarsi, sottosezione di Ragusa, e infine la celebrazione eucaristica presieduta dal nostro vescovo Monsignor Giuseppe La Placa e che la nostra emittente trasmetterà in diretta. Continuano poi gli appuntamenti il 13 febbraio a partire dalle ore 18, sempre presso la chiesa Sant'Antonino a Ragusa Ibla, insieme alla dottoressa Federica Faldetta, dietista degli ospedali di Ragusa, che parlerà ai presenti delle corrette abitudini per vivere meglio in salute. Infine, un ultimo appuntamento è previsto per giovedì 15 febbraio alle ore 19, sempre presso la chiesa Sant'Antonino a Ragusa Ibla,
Don Giuseppe Occhipinti, insieme al dottor Giuseppe Occhipinti e alla dottoressa Federica Faldetta, parleranno ai presenti di cause, sintomi e danni della dipendenza da sostanze alcoliche. Saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici per averci seguito. A presto, Denise Arcieri. Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.